Subito in apertura un evento importante per la fede, per i cittadini di Pescara e in particolare nella zona dei Colli. Tanta gente ha partecipato alla processione con le reliquie di Padre Pio. Per noi a seguire tutto l'appuntamento c'era Luca Pompei, che lo ha seguito anche sulla nostra pagina Facebook e quindi per i social, e che abbiamo in diretta. Buonasera Luca, ciao, Buonasera raccontaci. Marina, un saluto a tutti gli amici telespettatori. Beh, è stato un momento storico per tutta la comunità pescarese, quella di oggi. Per la prima volta la reliquia del cuore di Padre Pio ha lasciato il santuario di San Giovanni Rotondo ed è arrivato oggi pomeriggio a Pescara, dove resterà fino al 23 ottobre. L'insediamento, per così dire, della reliquia di San Pio qui alla Madonna dei Sette Dolori c'è stata nel pomeriggio, intorno alle 18, con una processione partita dai Gesuiti, dalla chiesa di Cristo Re, che ha attraversato tutta la via per raggiungere qui il santuario. In particolare il grande cortile del convento dei Frati Cappuccini, la Madonna dei Sette Dolori, dove è stata allestita una teca sulla quale è stata depositata la reliquia. In questo momento, mentre vi parliamo, si sta celebrando proprio nel grande cortile del convento dei Frati Cappuccini la messa con l'arcivescovo di Pescara, Monsignor Tommaso Valentinetti. La reliquia poi, insomma, sarà esposta anche all'interno del santuario della Madonna dei Sette Dolori, e domani mattina un altro importante appuntamento alle 10:45 con la messa solenne celebrata da Monsignor Antonino D'Angelo, vescovo dell'Aquila. Dicevamo, un momento storico che attirerà in queste giornate, da qui fino al prossimo 23 ottobre, tanti pellegrini provenienti da tutto Abruzzo, ma anche dalle regioni limitrofe, perché questa è un'occasione irripetibile. Mai più accadrà una cosa del genere, che una reliquia così preziosa lasci il santuario di San Giovanni Rotondo per essere esposta in un altro santuario. E questo lo dobbiamo in qualche modo anche a padre Guglielmo Alimonti, padre francescano conosciutissimo, che ha vissuto fianco a fianco di padre Pio per tantissimi anni. E anche grazie alla veglia notturna che in particolare nel periodo della pandemia è stata organizzata qui al Santuario della Madonna dei Sette Dolori, un evento di altissimo significato che è stato ovviamente ritenuto estremamente prezioso, tanto da concedere alla città di Pescara di questa prestigiosa reliquia che vedete, ecco, qui inquadrata in questo momento. Dicevamo, la settimana sarà una settimana caratterizzata dall'arrivo di tantissimi pellegrini, addirittura si parla di 20.000 pellegrini nell'arco di tutta la settimana, e poi il 23 pomeriggio la reliquia lascerà la Madonna dei Sette Dolori per restare esposta per qualche ora nella cattedrale di San Cetteo a Pescara, e poi in serata ripartirà alla volta di San Giovanni Rotondo. Migliaia le persone che oggi hanno partecipato alla processione, presenti anche diverse autorità, tra queste il sindaco di Pescara Carlo Masci e anche il sindaco di Guardiagrele di Prinzio, perché è padre Guglielmo originario di Guardiagrele, e poi ovviamente tante altre autorità presenti, ma soprattutto, e qui chiudo il collegamento, Marina, padre Guglielmo, che ha fatto tutto il tragitto a piedi alla veneranda età di 92 anni, da Cristo Re fino qui alla Santuario Madonna dei Sette Dolori, senza faticare un attimo, assorto in preghiera per questo momento estremamente spirituale per tutta la nostra comunità. A te, Marina.